Ciao a tutti e benvenuti di nuovo su 7 giorni per morire. Siamo esattamente dove ci siamo lasciati la scorsa volta. Adesso continueremo il nostro viaggio. Già che l'abbiamo ucciso, non lo sprechiamo. Depositiamo ancora un po' di roba per alleggerirci e ripartiamo. Che nonostante l'incidente con la volpacchiotta qua, siamo parecchio distanti. Dobbiamo stare attenti a più a sti corvacci del malaugurio che ci piombano addosso. Parti. Scoteniamoli tutti visto che ci hanno attaccato, così ci abbiamo anche le piume appunto per fare le frecce, che non è male. La carne la posiamo. Ok, obiettivo recuperato. Qui la fattoria, se non mi ricordo male, l'abbiamo vista ieri sera. Non ci voleva. Abbiamo la bici che è quasi distrutta. Molto molto male, ragazzi. Se si distrugge la bici, siamo a 2 km di distanza. E sono amari. No, proprio amari, amari. Cerchiamo di non prendere altri imprevisti. Di andare il più velocemente possibile a casa. Qua i condor ci perseguitano, ragazzi. Devono spiegare cosa gli abbiamo fatto, che ci continuano ad inseguire, ci fermiamo perché ci colpiscano i maledetti condor a volto e alla riscossa, che come avete visto sono estremamente aggressivi. L'unica cosa positiva di tutto ciò è che ci hanno lasciato un bel po' di piume, quindi quando poi arriviamo a casa possiamo fare innumerevoli frecce per il nostro arco. Così le frecce direi che non sono più un problema. Vabbè che a casa un bel po' di frecce le avevamo, però fa mai male 2 frecce di scorta. Torniamo dritti, sì. Non ci mettiamo troppo tempo. Un'altra piantina già che c'è di aloe. Una base militare. Una base militare molto interessante. Ci potremmo anche tornare più tardi a fare un sopralluogo, ma prima dobbiamo assolutamente arrivare a casa e riparare la nostra povera bicicletta che prende ancora qualche colpo e si distrugge. Poi sono amari. Sono ci a molto molto amari, ragazzi. Senza la bici perdiamo una notevole fonte di velocità che
Come vedete in bici ci muoviamo notevolmente più veloci, però il mira lo proviamo a recuperare che non ne abbiamo più tanto. Ci è andata male, ci abbiamo provato ma niente mira, volevamo fare come l'orso Yogi ma nulla, nulla. E adesso noi cerchiamo di ritornare al nostro caro fienile. E poi dovremo anche modificare perché non c'è più posto per il bancone. Quindi adesso vediamo se tenerci il fienile per fare le ondate delle orde e trovarci magari. Bel cratere. Farci magari una nuova base un po' più confortevole per lasciarci le provviste e appunto magari utilizzare il granaio come base per le ondate. Non sarebbe comunque un'idea malvagia. Sarebbe affatto un'idea malvagia. Dai ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati a casuccia. Adesso diventiamo un po' pesantini. Giusto per qualche secondo, tempo di portare tutta sta roba sopra e poi andiamo a fare la prima missione di livello 4, ragazzi e ragazze, la nostra prima missione seria. Di roba qui. Adesso lo mettiamo a cuocere così ci facciamo altri bossoli. Qua ferro l'abbiamo, ci facciamo un attimo di lingotto, sì. 136, no, magari ne facciamo una sessantina di lingotti di ferro, quindi ovviamente tanto altro ferro qua, l'unghietto li ripiazziamo nel nostro solito posto, ormai ci abbiamo preso gusto, medicine le lasciamo qua, le modifiche qui. Mettiamo a bollire ancora un po' d'acqua, l'abbiamo anche se ormai non è che ci serve più tanto, ormai l'acqua non è più un grosso problema. Facciamo una cosa, visto che dobbiamo andare a prendere la nuova missione e che se non mi ricordo male, kit di riparazione, giusto ragazzi? Dove l'abbiamo messo? Non è qua.
pezzo di riparazione ce ne prendiamo. Uno. Così risistemiamo la nostra bella bici. Sono un pirla. Sono proprio un pirla. Ripariamo la bicicletta che almeno è tornata al 70%, che veramente messa male. Adesso andiamo dal trader, guardiamo se c'ha il manganello elettrico di livello 5 o di livello 4, che mi ricordo male la scorsa volta l'avevamo avvistato. Vediamo se per caso c'ha anche gli steroidi. Prendiamo anche quelli, così possiamo tornare a correre, visto che How about I empty your come un pockets? imbecille mi sono buttato giù. Vediamo un attimo. No, c'ha il miele. Pala. Molto male. Vediamo se c'è qualcosa di utile. Ecco, manganello elettrico di livello 5, ragazzi. Facciamo questo investimento. Ce lo compriamo, perché non si può andare avanti con manganello elettrico di livello 1. Fa veramente tanto. All that Un bel damn po' di gawking and soldi ce goods l'avevamo and da that's all you parte. buy? Adesso eliminazione sulla notte, no, facciamo elimina gli zombie di livello 4, ci prendiamo I don't like questa, you, but maybe che è you better not un fuck batte this la up fresca, or I'll cut fuoco, your fa prima, fa goddamn seconda. throat. Ciao, modifica, tac tac tac. Dai, prendiamo l'altro manganello, facciamo tac tac tac, rivediamo la differenza, è più 7, più 7. Danni i blocchi così e durabilità è cresciuta notevolmente. Che va molto bene. Questo qua quasi quasi glielo vendiamo al nostro aguzzino di fiducia. Vediamo quanto ci dà 16. No refunds, deal's Ma no. done. Now beat it, Dov'era? fucker. Torniamo un attimo a casina, così posiamo i soldi, che tanto non ha senso starci a portare uno slot. E intanto guardiamo se abbiamo gli steroidi, appunto, per non dover andare ai 2 all'ora. Che se dobbiamo fare la missione di livello 4, preferirei essere al massimo delle capacità. Medicine dovremmo averci, ecco. Ce ne prendiamo uno, lo vediamo subito. Così siamo a posto. Come vedete, adesso possiamo di nuovo correre senza problemi. Okay. Visto che dobbiamo fare la missione di livello 4, non mi sembra il caso di andarli già mezzi malandati. Così prendiamo la nostra bici, andiamo a fare la nostra nuova missioncina e vediamo di non morirci, ragazzi. Ci proviamo, non c'è nulla di certo,
Tra l'altro gli steroidi, come vedete, aumentano anche la capacità di trasportare oggetti, quindi possiamo prenderne tutti quelli che vi stanno nell'inventario per questi 11 minuti. Visto che siamo completamente fatti di steroidi. Oh, posso bello grande, ragazzi. Molto bene, iniziamo la nostra avventura o disavventura, per le varie. Ammazziamo amico Fritz. Qui ovviamente abbiamo fame. Abbiamo anche iniziato, abbiamo già fame. La benza. Poi strada facendo, al limite un po' di roba la buttiamo via. Si blocchi. Qui riprendiamo il legno che non occupano troppo di spazio. Questo livello si presume molto più impegnativo degli altri. Facciamo un po' di parkour, ragazzi. Dovremo riuscire a entrare. C'è una cassaforte lì, vediamo. Libri a gogo, ragazzi, ottimo. Leggiamo subito. Via. Che andiamo a fare? Nostra nuova missione, ragazzi. Siamo molto attenti. Come vedete anche il livello di bottino da trovare è cresciuto notevolmente rispetto alle vecchie, perché ce n'era molto meno qua. C'è anche tanta rumenta, però come vedete il bottino è comunque notevole. Acqua, prime armature. Abbiamo trovato un po' di roba. Bene, bene. Mitra di livello un po' più alto. Vediamo tutto bene. Sembra presagire. Ma siamo già completamente pieni. Molto male, ragazzi. Molto male. Anche perché se ci finisce l'effetto del della blocca lì, grande gatto. Cerchiamo di farlo in fretta, ragazzi. Amici Fritz sistemati. Vediamo se per caso c'era qualcosa di interessante, ma no. Quanto pare è solo un normalissimo campo.
e addestrami qua. Vediamo, dobbiamo entrare qua dentro, no? Dove si va? Bisognerà fare parkour e entrare in questa zona qua. Qua però c'è imboscata potente, cioè pure. Al limite scappiamo, ragazzi, perché qua non me la racconta buona. C'è il tesoro lì. Puzza di trappola sto posto. Troppi, troppi, troppi. Guardate come corrono. Urca, urca, liru, liru. Ci è arrivata la svenita azzata, ragazzi. Come vedete, la faccenda... notevolmente peggiorato e non è ancora finito, quindi risistemiamoci un attimo, ragazzi, che qua ok, due come avete visto scappare è stata una soluzione di niente, ragazzi, perché non potevamo affrontarli tutti assieme, ci avrebbero annichilito tutti i nemici. Come vedete, comunque le missioni sono notevolmente più difficili rispetto a prima, ma proprio dovreste aver percepito anche voi il notevole aumento di difficoltà, visto che fino ad ora questo lo distruggiamo, questo lo teniamo, questo lo spieghiamo. Di roba, quella non può fare nella bicicletta, anzi andiamo a posare subito una bicicletta, ragazzi, tanto non succede niente. Ok, se no tra un po' siamo super appesantiti e non va bene. Questa roba la buttiamo via. Questa magari
buttiamo via questo. Questo lo teniamo. Questo lo buttiamo. Questi li distruggiamo, che sono più brutti. Questi anche. Ok, facciamo di nuovo un po' d'ordine. Piombo lo posizioniamo lì. Potremmo anche buttare via questi. Questi qui. Facciamo così. Guardiamo un attimo. No, la mazza ferrata qua magnifica. C'ha la lama che non si può. La corda è a posto. Il pugnale è a posto. Qui lo mettiamo qui più o meno. Liberiamo lo slot. Abbiamo l'armatura questa. La prendiamo un attimo e facciamo ripara. Alle scarpe, visto che abbiamo trovato la modifica, ci mettiamo questo che almeno riduce leggermente i danni da caduta. E voilà. Abbiamo recuperato un bel po' di spazio, ma lo vediamo nel prossimo episodio. Vi ricordo, se vi è piaciuto, di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. E alla prossima.